Siamo in griglia di partenza sui 1300 metri di circuito internazionale di Viterbo per Pitbike XP125 in questo momento. Gabriele Camorcia, numero 33, pole position la sua, 1:17.432. Al suo fianco Matteo Tiraferri e poi leader di campionato Gianluca Cuttitta. Siamo già pronti, si spengono le luci del semaforo, via! Rettilineo, poi curva a destra e andiamo a vedere, intanto vediamo un sorpasso all'esterno alla velocità della luce, dovrebbe essere Matteo Tiraferri. Tiraferri che ricordiamo già vinto il titolo della 70 Evolution Open per quanto riguarda la disciplina scooter, oggi si presenta con la XP125, la Mini Motard. Inizia a fare subito bene. Piloti che vengono condotti nel tratto centrale del circuito internazionale di Viterbo, con Matteo Tiraferri che prova a fuggire, dietro di lui lo specialista numero 33 Gabriele Camorcia, anche lui si sta dividendo tra pit bike e scooter, ma come sempre l'impegno massimo è proprio con la disciplina che lo sta vedendo emergere, ovvero la pit bike. Gabriele Camorcia che però viene infilato dal leader di campionato Gianluca Cuttitta, gli basterebbero due punti ma si vede che sono buone le sensazioni. Intanto l'attacco di Camorcia che non riesce a passare in testa, Tiraferri che tiene duro, Cuttitta attacca dentro, passa quindi in prima posizione, leader di campionato a due punti soli che lo distanziano dalla vittoria di categoria, la Pit Bike XP125, una gara più che mai combattuta che Cuttitta sembrava voler prendere con qualche riserva, in realtà si trova davanti a lottare per la prima posizione. Tirano la staccata di nuovo, si va a sinistra, Tiraferri supera Cuttitta, traiettoria favorevole interna per Matteo Tiraferri. Siamo all'ultimo passaggio, decisiva ultima curva, con in questo momento in testa Matteo Tiraferri che vince davanti a Cuttitta. Terza posizione Gabriele Camorcia e quarta Alessandro Fabbri. Sempre partenza in prima fila per Gabriele Camorcia, al suo fianco la wild card Matteo Tiraferri e poi il leader di campionato, ma già titolo assegnato in gara 1, Gianluca Cuttitta numero 78. Siamo pronti, si accendono tutte le luci del semaforo, partenza non ottimale per Camorcia, buona la partenza per Tiraferri, si arriva alla prima curva mentre abbiamo visto al via è rimasto fermo Danny Zavoli numero 51 che purtroppo ha sbagliato la partenza. Ora attenzione alla lotta per la prima posizione in questi sei giri di gara, con Cuttitta al comando, poi la seconda posizione di Matteo Tiraferri, la terza di Gabriele Camorcia, quindi è il numero 78, titolo già segnato ma voglia di dimostrare la sua competitività per Gianluca Cuttitta. In questo momento davanti a Tiraferri e Camorcia che prova subito ad inserirsi per la prima posizione, l'attacco di Tiraferri che anche sul bagnato prova ad approfittare. Attenzione, uscita di curva a gas spalancato e l'attacco di Tiraferri e Camorcia, anche Camorcia il numero 33 supera Gianluca Cuttitta, staccata che vede Tiraferri molto bene, Cuttitta
che approfitta di una sbavatura di Camorcia. Quindi il campione 2013 si porta in seconda posizione, tabella numero 78 come sempre per il pilota del motoclub Motofalchi, Gianluca Cuttitta. Matteo Tiraferri è in questo momento al comando. Mentre non vedo Cuttitta che sta procedendo lentamente, quindi terza posizione per lui, davanti Matteo Tiraferri, seguito da Camorcia. Camorcia che attacca, Camorcia che si porta in prima posizione. Ultimo giro iniziato ora. Andiamo quindi a concludere gara 2 della categoria pit bike. Andiamo a vedere quindi la conclusione con il traguardo vittorioso per Gabriele Lele Camorcia, che suona la sua sinfonia e vince gara 2 categoria pit bike. Gianluca Cuttitta per il secondo anno campione italiano nel trofeo Pit Bike XP 125 dalla Polini. Allora, com'è andata quest'anno? Quest'anno è andata benissimo, sono partito molto forte, che ho vinto parecchie gare, ho vinto 4 su 6, quindi è andata molto bene. Voglio ringraziare Dennis e Simon Polini perché si impegnano molto a organizzare questo trofeo e sono molto bravi, quindi un ringraziamento a loro e a tutta la Polini.